buonasera a tutti, buonasera cari bambini e benvenuti. Per chi non mi conosce, sono Susanna Geremia e sono il coordinatore dell'associazione Amici del Collegio Marconi. Il Collegio Marconi è una scuola di Portogruaro, ma l'iniziativa di questa sera è un'iniziativa per tutti i bambini e per tutte le scuole. Voi vi chiederete, ma cos'è il processo a Babbo Natale? Perché dobbiamo processare Babbo Natale? Beh, il processo a Babbo Natale è una favola e, essendo qui in un tribunale, non posso dire bugie, devo dire la verità, perché altrimenti di là ci sono i giudici e poi me la vedo brutta. E allora ve la dico la verità. Il signor De Maney è il padrone di una grande fabbrica, di un grande negozio, che vende un po' di tutto, che vende dolci, che vende giocattoli, che vende adobbi, natalizi e non natalizi. Questo signor Abibus De Maney si rivolge al tribunale della città chiedendo che Babbo Natale, sì, avete capito bene, proprio Babbo Natale, venga condannato a pagare a lui, Abibus De Maney, un sacco di soldi. E per fare questo cosa fa? Instaura un processo e chiama in causa due Babbi Natale. Per la precisione, il Babbo Natale vero, che vive al Polo Nord con le renne, che lui dice non ha mai risposto ai suoi richiami, alle sue richieste di andare nel suo negozio a fare la pubblicità. E poi un altro Babbo Natale, il Babbo Natale è quello falso, ossia il povero signor Natalino Babbetto, che lui aveva assunto proprio per fare il promoter e che secondo Abibus De Maney gli combina un sacco di guai. Babbo Natale, il vero Babbo Natale, non sarà presente perché lui non si vede, voi sapete che Babbo Natale non si fa mai vedere, e viene difeso da una brava avvocatessa, Angela della Misericordia. Natalino Babbetto, invece, il Babbo Natale finto, sì, quello lo vedrete in tutto il suo splendore, e sarà difeso da un famosissimo avvocato, l'avvocato Massimo della Parcella. Come andrà a finire? Beh, non posso dirvelo. L'unica è guardare lo spettacolo, dall'inizio alla fine. Una cosa è certa, e ve la dico fin d'ora, ed è la morale di questo processo. Il Natale non è per vendere e non è per comprare. Il Natale è una festa per stare tutti assieme, insomma, una festa per volersi bene. Detto questo, consentitemi solo dei ringraziamenti, perché questo oggi lo dobbiamo a chi ha sostenuto questa iniziativa. Anzitutto il Comune di Portogruaro, che ha messo a disposizione, come dicevo prima, questo bellissimo teatro. L'ASBO, cioè l'azienda di raccolta dei rifiuti, ma anche di educazione al rispetto dell'ambiente, la cui mascotte l'avete già vista girarsi e che poi tornerà fuori anche con una bella sorpresa. Ringrazio la Camera degli Avvocati di Portogruaro, ringrazio la Ludoteca Mary Poppins, che assieme agli amici del Collegio Marconi hanno realizzato questa insolita compagnia. Una compagnia non di professionisti attori, ma di professionisti che si sono inventati a fare gli attori. Infatti, ve lo diremo dopo, ma oggi recitano qui degli avvocati veri e propri, dei direttori di banca, dei medici, dei commercialisti, degli insegnanti, quindi veramente gente che sul palco non ci va mai, e sono emozionatissimi, vi assicuro. Ringrazio poi la Cattolica Assicurazioni e per essa l'Agenzia del Colla di Portogruaro per il generoso contributo. Ringrazio per l'allestimento che poi vedrete l'antiquariato Antiche Trame di Laura Martina. Ma ribadisco, il mio più grande grazie va al Comune di Portogruaro. E come vedo qui in prima fila l'assessore alla cultura, dottoressa Maria Teresa Rett, prego un attimo l'assessore di venire sul palco per un saluto a tutti voi. Grazie e poi buon spettacolo. Buonasera a tutti,
Grazie a voi di essere venuti questa sera a questa festa, insomma, è uno dei tanti appuntamenti che la nostra città offre durante il periodo natalizio. Io ringrazio chi ha voluto e organizzato e riproposto questo evento, e per noi in realtà è stata una gioia quella di dare il teatro, perché come più volte ho detto, il senso ultimo e più importante di questo spazio, come sempre diceva anche Davide Mazzaratti, è quello di aprirlo agli spettatori di domani. E quindi quale migliore occasione del periodo natalizio per aprirlo alle famiglie e ai loro bambini. Ovviamente io porgo anche a nome dell'amministrazione comunale gli auguri, i miei saluti e una buona serata.